Oggi abbiamo scoperto che non si approva una legge sui vitalizi perché Camera e Senato non vogliono dirci chi prende i vitalizi e quanti soldi prende. Allora, intanto abbiamo fatto un'azione verità, perché oggi questo incontro è servito a capire chi effettivamente sta rallentando questa relazione tecnica, che è il presupposto per andare in aula e votare. Non possiamo tenere sotto scacco un intero Parlamento per giochetti del Partito Democratico. È una follia. Incontreremo la Presidente della Camera e il Presidente del Senato nei prossimi giorni per chiedergli di produrre questa relazione, darla alla Ragioneria Generale dello Stato e farci approvare il prima possibile questa legge, perché qui sembra un enorme gioco dell'oca in cui giri giri, ma alla fine non, il risultato non cambia, i vitalizi non si vogliono abolire. La Ragioneria, 5 giorni dopo che la Commissione Bilancio ha incardinato questa proposta di legge, ha chiesto a Camera e Senato i documenti, e Camera e Senato ad oggi, dopo un mese, non ha ancora depositato presso la Ragioneria i dati, quindi oggi abbiamo svelato davvero chi è il responsabile di questo rallentamento. Nei prossimi 6 mesi di legislatura che ci portano da qui alle elezioni, la battaglia sui vitalizi sarà una battaglia fondamentale per il Movimento 5 Stelle. Noi siamo l'emergenza del giorno dopo, del post alluvione, del post terremoto, del post incendi, sempre il giorno dopo. Il giorno dopo si fa il decreto, il giorno dopo si prevedono fondi, il giorno dopo si è Stato. Lo Stato che purtroppo in questi ultimi anni dal punto di vista ambientale non c'è stato. Ricordiamolo, in estate ci sono gli incendi, in inverno ci saranno le piogge, e questo da ormai una vita. Allora la programmazione è quella che purtroppo è mancata, Ministro. Lei ha parlato per 40 minuti, ha detto molte cose, ma se il risultato sono 54.000 ettari di terreno bruciati, significa che qualcosa, anzi tutto, non ha funzionato. È demagogia chiedere più fondi. È demagogia chiedere ai Canadair che vengono dalle altre parti dell'Europa. È demagogia. Siete populisti, comunisti, fascisti. Perché per chiedere fondi per le bonifiche ne chiedi 90 e te ne arrivano 30, perché quasi fosse un'elemosina. O sono soltanto proposte di buonsenso che abbiamo fatto in tutti questi anni al governo, nelle commissioni. Perché la collaborazione noi l'abbiamo sempre cercata, quando si andava verso e in direzione della nostra terra. Allora se non siete in grado di garantire lo Stato in certi territori, e vi chiedo soltanto una cosa, Yad Vin. Carminati Massimo lo condanna alla pena di anni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa. Chiaramente questa è una ferita molto profonda nel tessuto della città di Roma, nel tessuto della capitale, i romani lo sanno bene. Adesso quello che dobbiamo fare noi è ricucire i lembi di questa ferita attraverso un percorso di legalità, che non è facile perché dobbiamo mantenere la guardia sempre alta. Quello che è stato chiaramente accertato oggi è che c'è un'associazione criminale che è stata in grado di condizionare pesantemente le scelte politiche di questa città. I danni li stiamo pagando, li stiamo vivendo, li vediamo tutti i giorni. Il nostro compito è appunto quello di andare avanti nel solco della legalità. Ministro, le faccio vedere questo schema. Questo era il suo progetto. La prima colonna è l'Italia. Lei voleva imporre, a differenza di tutta Europa, 12 vaccini. Saremmo stati l'unico paese al mondo. Questi sono paesi europei dove non è prevista l'obbligatorietà, è prevista la raccomandazione, e le loro coperture vaccinali, Ministro, sono migliori delle nostre. Vuole sapere perché gli altri governi possono permettersi di non imporre la vaccinazione, ma di raccomandarle, e in questo modo raggiungere una percentuale di vaccinazione tanto alta? Perché i loro cittadini si fidano delle istituzioni. In Italia non è così. I genitori, ormai disorientati dalle loro domande senza risposte, da un obbligo, da una multa, la perdita dei figli, insomma, questi genitori, non avendo risposte, hanno cominciato a cercarle sui giornali, hanno seguito i lavori d'aula, e lo sa che cosa hanno visto? Hanno visto la trattativa sul numero dei vaccini, che erano importanti o no, da 12 a 10, e non si è mai capito il perché. Il meningococco non esiste l'obbligatorietà in nessun paese europeo, ma forse erano queste le politiche industriali che interessavano al governo italiano, non certo quelle della tutela della salute dei nostri figli. Sinceramente io non credo che lei abbia pienamente compreso la gravità della sua azione, ma ogni padre ed ogni madre che vede qualcun altro scegliere per il proprio figlio sente un brivido lungo la schiena. Io amo mio figlio più di chiunque al mondo, e questa è una realtà inconfutabile per ogni genitore. Ogni giorno mettiamo sulla bilancia ciò che riteniamo sia migliore per i nostri figli, ed ogni giorno facciamo una scelta.
io ho liberamente scelto, assumendomi ogni responsabilità, di vaccinare mio figlio. Ho scelto pensando che il rischio che correva non poteva equipararsi al beneficio che avrebbe ricevuto, ma ho scelto io, Ministro. Il nostro voto su questo decreto sarà un voto contrario. Fra qualche mese sarà eletto un nuovo Parlamento. Io la prego di non farsi ricordare. Mesi fa è stato bocciato il piano di riforma delle news presentato da Campo Dall'Orto, il vecchio direttore generale della RAI, al Consiglio di amministrazione. E da questa bocciatura sono seguite anche poi le dimissioni di Campo Dall'Orto, che hanno aperto la strada a Mario Orfeo come nuovo direttore generale della RAI. La commissione di vigilanza ha chiesto al Consiglio di amministrazione della RAI di avere il vecchio piano news presentato da Campo Dall'Orto e capirne così le motivazioni della bocciatura. Molti consiglieri di amministrazione della RAI si sono espressi a favore, ovvero a favore di dare il piano news alla commissione di vigilanza, ma con lettera della presidente Monica Maggioni il piano news non è stato trasferito alla commissione. E questo ci sembra un atto gravissimo, che un documento giaccia in forma segreta oggi nei cassetti del consiglio di amministrazione della RAI e che a un organo parlamentare della vigilanza venga rifiutato proprio questo piano. Ci sembra un comportamento inaccettabile. Chiedo a tutto il consiglio di amministrazione di prendere nuovamente la questione in mano e deliberare il trasferimento del vecchio piano news alla commissione di vigilanza. Noi insisteremo e lo chiederemo in tutti i modi, perché non ci fermiamo davanti a niente. Le emergenze sono il cavallo di Troia per qualsiasi furberia, come ad esempio regalare due banche al prezzo di un euro al primo gruppo bancario italiano e garantirgli che in questa operazione sia lo Stato, cioè i cittadini, a coprire costi e rischi. Risarcire i risparmiatori, questa era una misura urgente. Nessuno vuole che dopo migliaia di risparmiatori anche i correntisti siano travolti, ma la soluzione era un'altra: nazionalizzare. Se deve essere lo Stato a mettere le risorse per risanarle, poteva e doveva essere lo Stato a ricavarne i frutti. Due banche pubbliche in Veneto, con una governance ripulita, avrebbero svolto quella funzione di far ripartire il credito alle famiglie, stimolando i consumi, e ad imprese sane, strozzate dal credit crunch. Quello che emerge dalle inchieste è che lor signori prestavano soldi facili a politici, o, come li definiamo, amici, che non erano solvibili. Intanto, i clienti senza santi in paradiso, per avere credito, erano indotti ad acquistare azioni di una banca che stava diventando un colabrodo. Inchiodare queste responsabilità, questa era una misura urgente. E i cittadini devono sapere che con questo decreto implicitamente si aiutano i responsabili a farla franca. Il decreto arriva blindato, verrà apposta la fiducia su un testo inaccettabile e offensivo. Nessuna possibilità abbiamo che le necessità ed urgenze vere del Paese siano alla fine rispettate. Volevo aprire un attimino una parentesi intanto sulla questione SIAE. Stamattina sono arrivate voci, diverse voci, che lasciano intendere che Bruxelles sia in procinto di aprire una procedura di infrazione per quanto riguarda la concorrenza, che sarebbe stata violata appunto dal recepimento della direttiva Barnier da parte del governo. Quindi il ministro Franceschini su questo dovrà rendere conto se veramente ci sarà questa infrazione. E ripeto, noi siamo l'unico gruppo che ha una proposta di legge pronta, l'abbiamo depositata e siamo pronti a portarla fino in fondo. C'è di una nuova una minaccia seria di un boss della mafia di primo piano ad un senatore della Repubblica. Ne abbiamo saputo oggi da notizie di stampa. Parlo di Graviano. Da queste intercettazioni si deduce che il senatore è uno pericoloso. Praticamente ce l'ha con il senatore Giarrusso, Graviano. E ce l'avrebbe con il senatore Giarrusso perché avrebbe la colpa di non aver agevolato la liberazione anticipata ai mafiosi detenuti ai 41 bis. Volevo rappresentare la solidarietà mia personale, evidentemente anche di tutto il gruppo che rappresento del Movimento 5 Stelle, al collega che è vittima di una minaccia mafiosa così grave. Prendiamo atto e diamo solidarietà al senatore Giarrusso. Una colonna è l'Italia. Lei voleva imporre, a differenza di tutta Europa, 12 vaccini. Saremmo stati l'unico paese al mondo. Questi sono paesi europei dove non è prevista l'obbligatorietà, è prevista la raccomandazione, e le loro coperture vaccinali, ministro, sono migliori delle nostre.